Ciao ragazzi, siamo nel vivo del torneo, parlo un po' sottovoce per non disturbare i player al tavolo, siamo rimasti solo in 34. Intanto vedo che sta arrivando, scusa, invitiamo qui, vieni Gabri, Gabriele Venturini che è un collaboratore a SoGold. Ciao Gabri, grazie di essere qui. Grazie a voi, ciao. Mi approfitto che ti conosco, guardiamo una mano insieme magari, vediamo come va. Intanto possiamo dire che tu stai giocando anche al side event. Esatto, ci siamo infilati in questa avventura che sta andando bene miracolosamente. Quindi anche per i players usciti c'è la possibilità appunto di continuare a giocare fino a domani. Vediamo intanto cosa succede al tavolo. Abbiamo Daniele Benfenati, che abbiamo conosciuto prima in posizione di big blind. Spot importante, sembra un spot importante, non conosciamo l'azione perché siamo arrivati adesso al turn. Però un piatto piuttosto importante, grossa entità, si raddoppia il set al river. Vediamo come si comporterà Daniele. Vediamo, l'avvocato in questi spot è sempre il numero uno secondo me. Check, check e check. Andiamo allo showdown. Jack Haig, asso K, mamma mia. Molto bravo l'avvocato qua. Cosa ne pensi invece di asso K che checka dietro river? Beh, lo spot non è di per sé pericoloso per asso K in questo senso. Anche lui magari ha capito che non ha cercato di riaprire il gioco proprio per evitare eventuali magari bluff. Ti chiedo, una valubetta a river ci poteva stare? Ci può stare assolutamente, però quando giochi contro giocatori estremamente aggressivi è possibile che magari con una valubetta, esatto, un eventuale push, l'avvocato è in grado di farlo. Quindi da non peggio anche. Esatto, in questo caso ha missato la draw, quindi era una giocata che ci poteva stare, non ha rischiato. Tanto non avrebbe preso niente di più comunque, quindi... Perfetto, grazie mille, ti lascio andare a giocare. Oh, e shippiamo anche questo side event. Ci proviamo come sempre. Ciao.